Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video unboxing. Che era da un po' di tempo, ragazzi, che non facevo un bel video unboxing qui sul secondo canale. Fondamentalmente perché non avevo nulla a farvi vedere. Però, come avete visto, mi sono arrivati tanti pacchi. Il primo che vi faccio vedere me lo manda la tipografia e indovinate cosa contiene? Un po' di copie del mio secondo libro. Molti di voi l'avevano già letto in versione digitale. Sappiate che ci sono tanti contenuti extra nella versione fisica. Un bel mattoncino di 320 pagine. E a differenza del primo libro, questo è un romanzo, cioè è un libro di narrativa di viaggio, quindi è un libro scritto. Non è un libro fotografico, anche se le foto ci sono. E ci sono tanti contenuti extra anche scritti, come per esempio una micro guida sul Cammino di Santiago. Perché questo non è soltanto un libro per chi magari in futuro vorrà fare il cammino, ma è anche un libro per quelli appassionati di letteratura di viaggio. È un libro autoprodotto, l'ho scritto io, non c'è nessun ghostwriter di mezzo e non c'è neanche nessuna casa editrice di mezzo. Questo significa che le copie sono limitate, quindi se lo volete prendere questo è il momento adatto prima che esauriscano. Senza dilungarmi troppo perché il video sarà lungo, volevo ringraziarvi tantissimo per tutto il sostegno e anche per tutte le bellissime recensioni che mi avete lasciato su Amazon. Se le volete lasciare dopo che avete letto il libro, sappiate che io le leggo tutte. Sono veramente contento che il libro stia andando così bene, ma soprattutto che stia piacendo, perché questa cosa mi fa capire che non è stata una cattiva idea raccontarvi il viaggio più bello della mia vita in questo modo. Comunque, vi lascio il link qua sotto in descrizione. Il libro è acquistabile online. Sappiate però che per l'anno prossimo, situazione permettendo, vorrei fare degli eventi di presentazione in giro per l'Italia. E non vorrei che fossero dei banali firmacopie, ma dei veri e propri incontri dove chi verrà con la versione cartacea del libro si ritroverà una piccola sorpresina sopra che ho preparato. Non vi spoilerò nulla. Detto questo, prossimo pacco. Altro pacco abbastanza grosso. Questo arriva da Mattia. Forse vi ricorderete di lui per gli ultimi episodi della serie In Vespa in Sardegna. Questo pacco arriva da Olbia, conterrà sicuramente un sacco di cose buone. Vediamo un po', perché c'è Sole Enigmista? Cosa vuol dire questa cosa? Voglio fare un gioco con te, giuro che l'ho pagata, semplicemente la cassiera ha scordato di descatolarla. Cioè raga, questa qua praticamente è bottarga che è all'interno della scatola antitaccheggio. Sto pensando come potrei aprirla. Un gioco da ragazzi. No, ho tagliato la confezione. Ho tagliato la confezione del pane Guttiao. Accidenti, mi toccherà mangiarlo. Tre diversi tipi di Casizolu. Raga, zio, tu sei un pa... questo è altro pane Guttiao. Poi c'è una scatolina. Raga, la bottarga. Questo pacco c'ha scritto occhio che è fragile. Comunque sei un pro dell'imballaggio. E mi sa tanto che queste scatole le userò per i regali di Natale. Raga, zio, ma va. Ma questo è un obiettivo per la mia yashica. È un tele. È un tele obiettivo per la mia yashica. Anche questo. Zio, poi mi dovrai spiegare dove li hai trovati i tuoi obiettivi per la mia yashica. Ultimo pacchetto. C'è scritto kit per rendere i muri trasparenti, quindi presumo sia qualcosa di unto. Ti ricordi quando dicevamo che in Sardegna mettiamo lo strutto su tutto? Pane con lo strutto. Zio, sto da Dio. Beh, l'azienda si chiama Fratelli Zola. Lo mangerò con un po' di gorgonzola. Mi hai fatto veramente un bellissimo regalo di Natale. Che dire, ci vediamo ad Olbia. La torre di pacchi continua ad alzarsi. Anche perché mi è arrivato un pacco molto molto importante. Ah, è arrivato il regalo per Tati. Siccome la sua si era rotta, le ho preso la Instax, quella nuova. Tranquilli, non c'è pericolo per... Non vede i miei video. Che bello, quando i miei amici non guardano i miei video. Queste sono due Amazon Smart Plug. Devo attaccare con le luci da comandare poi con Alexa. Alexa, riproduci Gerusalemme. Non c'è di che. Ah, attenzione. Sì, caro. Un altro pacco dalla Sardegna. Ti mando questi prodotti fatti da alcuni miei amici per ringraziarti di quello che hai fatto per il mio territorio. Sei una grande persona, Francesco. Questo ragazzi arriva da Iglesias, questo pacco. Mi ha mandato la toppa della Brigata Sassari. Oltre a formaggio, salsiccia sarda campidanese e ovviamente la bottarga. Io avevo detto che sulla mia lapide avrei voluto scritto morto per snu snu. Scriveteci morto per overdose. Dose di bottarga. Non vedo l'ora di tornare ad Iglesias. Comunque si sguara di caldo. C'è scritto solo grazie. Ma devo... No vabbè. Ma no raga, quanto tempo è che non mangio regalatine? Con questo bilanciamento del bianco sto assumendo un colore un po' verdastro. Ma questo sono io. Agenda 2021, speriamo bene. Ciao Nicolò, grazie per aver accettato di ricevere questo regalo. Ah, ci siamo sentiti su Instagram. Spero possa esserti utile per pianificare i futuri viaggi che farai. Sì, questa la darò alla mia nuova assistente. Che carina. Piena di disegni bellissimi. Grazie Anni, sei stata veramente carinissima. C'è anche il bigliettino. Tutte le
delle mele di anni, Valentina. Non posso farvi vedere l'altro lato perché è un pochino osé. Questo, ragazzi, è uno di quegli hard disk rinforzati che vedevo sempre ai videomaker professionisti quando io ho iniziato a fare il videomaker. E questo è da 5 terabyte. Questo è un alimentatore di riserva che metterò, penso, in cucina, perché mi muovo in giro per casa col computer, cambio postazione ogni tre quarti d'ora. E questo è il cavo. Un'interessantissima ciabatta che va a sostituire quella dove si è svuotata tutta l'acqua della caldaia. Casa vecchia, check. Qui c'è una lampadina smart che in realtà era il regalo. Non so dove metterla, però era il regalo con Alexa e non c'è Alexa dentro. Magari prenderò una lampada per il soppalco. O magari prendiamo un armadio. Cosa dici, Nicolò, visto che adesso l'ultima trovata è quella di utilizzare lo scaffale dietro come armadio? Non ho un armadio, è un anno che vivo qui. Comunque la maggior parte dei regali che ho preso ai miei amici non li vedrete in questo unboxing, anche perché non li ho ordinati online, sono andato a prenderli in negozio. Questi sono degli antivento per la mia telecamera che utilizzo per i Vespa Vlog, perché ha un microfono pazzesco, si sente da Dio con la Sony, però soffre molto per il vento perché il microfono è esposto. Quindi ho comprato questi aggeggini pelosi, che sono dei piccoli dead cat, costosissimi e probabilmente anche facili da perdere. Risolto il problema vento. Qualcuno mi ha mandato delle tisane. Caricatore USB-C da auto e un po' di cavi di riserva. Ne ho rotti tantissimi, tutti tranne quelli originali Apple, che però costano un rene. Questo pacco me lo manda l'Omo e mi sa che contiene delle pellicole latitanti ormai da tempo. Porca vacca. Attenzione. Quanti sono? Questi sono tutti rullini sviluppati che dovrò scansionare. Cioè dovrò scansionare fotogramma per fotogramma. Qualcuno ha tipo una vita intera da prestarmi? Ma chi è che mi manda le tisane? Ah, profumo di finocchio. Pera e cannella. Pera e cannella. Non c'è il bigliettino, ma grazie. Queste sono lucine LED per l'albero di Natale e un po' per tutta la casa. Ne ho prese 4. Eccolo. Ho preso, voi sapete cosa, quello nuovo. Perché così quello vecchio lo metto in bagno per ascoltare la musica mentre mi faccio la doccia. E questo qua lo metto in salotto. Quanto pesa. Ho capito cos'è questo pacco. Questo pacco me lo manda... Dov'è? Questo pacco me lo manda Luca. E contiene... Oddio. Con questo piccolo ma grandissimo aiuto mi avete dimostrato ancora una volta che non siete un semplice tour operator con il quale fare un viaggio per poi prendere... Ah sì, perché l'ha mandato a tutti noi di Sivola. Questo è un pacchettino piccolino che contiene un vasetto verde. Crema di pistacchi. Ma stai scherzando, ma quanta è? Pistacchio spalmabile. Poi, nuova pasticceria francese Giussano. Che cos'è? Raga, ma mi sa che è un panettone in vasetto. Ma è strafigo spedire il panettone così. Sì, caro. Panettone pistacchio e cioccolato da un chilo. Cos'è questo tubetto? Crystal Ball? No, è crema al pistacchio. Ma cos'è? Zio, grazie per tutto questo ben di Dio. Andateli a cercare su Facebook. Non vedo l'ora di fare un altro viaggio insieme. Alla pila mancano soltanto questi pacchi. Questo arriva dalla Sicilia. Come si può capire dalle fantastiche fantasie sull'imballaggio. Me lo manda Arancia Bellino. L'anno scorso mi aveva mandato un pacco e poi ho finito per comprare un sacco di arance. Perché acquistare online, raga, non è soltanto acquistare da Amazon, è anche acquistare da produttori che ti spediscono direttamente a casa delle robe buone. Ma sto giro non dovrebbero essere arance. Bensì sono arance. E mi hanno mandato anche l'avocado. Raga, arrivo. Aia, porca vacca. Finalmente potrò usare l'attrezzo per l'avocado che ho comprato al 100 yen di Tokyo. E direi che possiamo andare ad aprire il pacco più importante di tutti, quello che stavo aspettando dal primo lockdown. Pacco che arriva da Thousand Oaks, California, e contiene qualcosa che mi farà sentire molto meno solo qui in casa da solo. Sì, caro. Ebbene sì, ragazzi, siamo arrivati qua. Secondo me nessuno si aspettava che sarei arrivato ad unboxare questo genere di cose nerd sul canale. Raga, è Baby Yoda. Non dirò il suo vero nome perché non voglio fare spoiler. Però quanto è carino. Sei troppo piccolo. Raga, ma quanto è bello. Prenderò un passeggino per portarlo a spasso. Lo metterò qua, vicino alla mia torcia olimpica. Scherzo, ovviamente. Starà sul divano come tutti. Amici frizzi pazzi, mi sono arrivati altri pacchi. Questo qui ha la busta regalo. No, vabbè. Ma è il regalo di Virgi. Ma come? So che dovrei aspettare Natale, ma lei il mio l'ha già aperto. Ma ci cos'è? No, le tazze con le scritte da boomer. Vivi semplicemente, sogna in grande, ringrazia, dai amore, ridi tanto. Liberamente ispirata a tutte le immagini del buongiorno che ci mandiamo. Davvero scena. Gran regalo, non me lo sarei mai aspettato. Questo pacchetto verrà riciclato. Per una volta impacchetterò un regalo come si deve. Non sono in grado di impacchettare i regali. Quelli dei miei amici li ho fatti impacchettare alla mia assistente. E a proposito, questo pacco di Sony contiene delle cuffie nuove che... Questo non è uno... No, allora, queste qui sono le cuffie con cancellazione del rumore, 30 ore di autonomia. Sono le VH1000XM4. Sony, come al solito, numeri uno per quanto riguarda i nomi. Per niente difficili da ricordare. Però mi hanno messo dentro nella scatola anche questo
aroma diffusore. Comunque sì, penso che passerò queste cuffie, quelle che utilizzo di solito le potrà utilizzare la mia assistente, mentre le AirPods Max, com'è? Che mi avete chiesto, no raga, non ho intenzione di prenderle, cioè costano più di quanto ho pagato il viaggio in Vespa di quest'estate per tutta l'Italia. Ciao Nick, da sempre avrei voluto inviarti un pensiero e solamente ora mi sono resa conto del fatto che le mie onde dipinte a mano potessero essere il pensiero giusto. Onde dipinte a mano? Bellissimo, raga, è l'onda di Hokusai. La stessa che ho tatuato sul braccio. Grazie Margherita. Margherita Daisy Tulip. Comunque più mi registro più mi rendo conto che sto assumendo un colore a dir poco cadaverico. Se andate a riguardarmi il video delle Canarie non vi accorgete neanche che sono la stessa persona. 58 Sitch supporter. È una berretta. Marco Simoncelli, Fondazione Onlus. Mi hanno anche tesserato. Qualcuno ha fatto la donazione a nome mio? A favore di un centro diurno per ragazzi disabili a Sant'Andrea in Besanigo. Che bello è fare una donazione a nome di qualcun altro come regalo di Natale. Solo che non c'è scritto il nome. Non so chi mi abbia fatto questa donazione, ma chiunque tu sia, grazie mille. Questo è un pensiero veramente, veramente bello. Oh, finalmente. Finalmente è arrivato, ragazzi. Questo qua è il mio antivento della Patagonia, al quale avevo spaccato la cerniera alle isole Faroe e praticamente ero un po' preso male perché comunque l'ho pagato 100 euro. Poi mi sono ricordato che Patagonia ti ripara i vetri. Questa non è una sponsorizzazione a Patagonia, anzi sono contento che ci sia questa cosa perché comunque la roba Patagonia costa un casino. Nel momento in cui rompi o rovini un capo lo puoi portare in negozio a Milano e te lo sistemano. Streghetta se pesa Pachino. Un pacco da Pachino può contenere solo una cosa. Sono proprio i pomodori di Franco. Con bigliettino di Natale, ti aspetto a Portopalo. Stasera bruschette. Sì, caro. Verde pistacchio. Questo, ragazzi, è l'Icom. Oh, la madonna. Me lo manda Giacomo. Avete presente Giacomo Hochman? Ecco, ha aperto un e-commerce con un sacco di roba, tutta tema pistacchio, che si chiama Verde pistacchio. Io gli avevo scritto per dirgli, zio, idea geniale. E lui mi ha detto, zio, te ne mando uno. Vi lascio il link qua sotto. E siamo arrivati agli ultimi due pacchi consegnati il giorno della vigilia di Natale. Quindi oggi se riesco a mettere il video in tempo. Questo è un altro panettone. Ah, ma è quello di Chef in Camicia. Con anche una card che contiene il mio codice regalo personalizzato. Non vedevamo l'ora di ricevessi il nostro regalo per augurarti buone feste. Il panettone firmato dallo chef Davide Oldani. Il secondo regalo è l'accesso gratuito ad Accademia per un anno. Grazie in anticipo per tutte le colazioni che ci farò. Io non sono da dolci, ma panettone e Pandoro mi piacciono molto. E grazie anche per l'accesso ad Accademia. Si sa mai che non imparo a cucinare qualcosa oltre alle orecchiette con le cime di rapa. Ultimo pacco che contiene un regalino da Limit Zero. Grazie mille Nicolò, sei una vera ispirazione per tutti noi che amiamo viaggiare. Speriamo che queste due mappe ti faranno ricordare sempre della tua avventura pazzesca in Vespa. Grazie Elena e il team di Limit Zero. Praticamente mi hanno mandato queste due mappe che hanno realizzato loro, che io andrò ad incorniciare per appendere a casa, con l'itinerario dei miei due viaggi. Uno quello della Sardegna in Vespa e uno quello del Giro d'Italia in Vespa, con le tappe e i chilometri percorsi e i giorni e le date. Che figata. Devo prendere le misure e far arrivare le cornici. Quindi direi che il video unboxing, regali, panettoni e baby Yoda vari si può concludere qua. Ringrazio tantissimo tutti quelli che mi hanno inviato qualcosa. Ringrazio tutti voi che mi avete seguito quest'anno. Vi auguro un Natale decisamente migliore del mio, sperando possiate passare dei bei momenti con la vostra famiglia e i vostri amici, per quanto possibile, almeno con le persone alle quali volete bene. Non credo posterò prima della fine dell'anno, quindi colgo l'occasione anche per farvi i miei migliori auguri di un fantastico 2021, sperando che ci permettano di renderlo un anno migliore del 2020. E basta, buon Natale!